giornata lunghissima oggi, ragazzi, stiamo andando a prendere il passaggio per il deserto. Abbiamo qualche problemino di geolocalizzazione. Siamo proprio nel deserto e è deserto, non passa nessuno. Possiamo definirlo un sistema di raccolta della pupù. Don't try this at home. Troppo veloci. Qui si studia l'itinerario di oggi, qual è la strada migliore da prendere per fare l'autostop oggi? Allora ragazzi, vogliamo andare a Varzane nel deserto, è abbastanza vicino, sono un centinaio di chilometri e c'è un piccolo problema che è sorto proprio in questi giorni. Sì. Cioè praticamente tutti gli autobus di questa zona dell'Iran vengono utilizzati per fare una sorta di pellegrinaggio in Iraq. Cioè, Karbala, sì. Cioè c'è un pellegrinaggio in questo periodo, sì. E quindi i mezzi di trasporto vengono utilizzati solo per quello. Esatto, quindi non ci sono gli autobus per le destinazioni principali. Siamo praticamente, dobbiamo fare per forza l'autostop, pensa a te, esatto. Noi eravamo già pronti. Eravamo già pronti, siamo già preparati, abbiamo fatto un bel training finora. E non avremo quindi tipo l'opzione numero 2, ma solo autostop. Mm-hmm. Vediamo adesso, organizziamo bene le idee sulla mappa. Questo però potrebbe essere anche un problema, perché ogni tanto magari serve, non so, fare una tratta molto lunga, esatto. E senza l'opzione autobus potrebbe essere un po' un casino. Però... E dura almeno 2 settimane questa cosa, quindi tutto fino alla fine del mese. Farà così e niente, quindi ci dovremo adattare in questo modo e anche cambiare un po' magari i piani di viaggio proprio in base a questa cosa. Till the Kulpa, okay, because it's a mail. But this one, no. Yes, it's your decision, yeah, yeah. Okay? Yeah, yeah. Ragazzi, il passaggio più silenzioso della storia, cioè il ragazzo non dice una parola. Paolo è contento, si gode la musichetta, ci siamo fermati un attimo al negozietto, ma sono andato a prendere qualcosa da bere. Siamo di fronte a una bella moschea, tra l'altro. Sì. Merci Ali! Ragazzi, è andato Ali, silenziosissimo, si è fermato. E ci ha comprato pure la merenda. Ma è incredibile. Incredibile, non ha detto una parola tutto il viaggio perché non parlava inglese, ha detto English no. Però si è fermata, ci ha comprato i dolcetti! E anche da bere. Guarda, ma vabbè, che carino! Fantastico, 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 fantastico! Siamo arrivati in mezzo al deserto, ragazzi, con un autostop, cioè è ancora incredibile per me questa cosa, che riusciamo ad arrivare praticamente ovunque. E abbiamo lasciato comunque da lì il nostro adesivo. Io non so cosa ci farà con l'adesivo, però l'abbiamo lasciato lo stesso. E vabbè, niente ragazzi, ok. Adesso quindi cerchiamo un posto per dormire, poi facciamo un giretto qua, poi ci buttiamo a rotolare sulle dune. Dune, deserto, dune, sì! Deserto. Ci
ci hanno detto la parola infarsi da cercare su Google per trovare i posti economici per dormire. Allora l'abbiamo messa, quindi abbiamo qualche punto da andare a vedere. Qua ce ne sono un paio, andiamo a dare un'occhiata. Guarda che case qua ci sono, che strutture. Tutte basse e sì, anche qua la tecnica del fango. Abbiamo qualche problemino di geolocalizzazione, nel senso che la mappa non funziona bene, non sa bene dove siamo, quindi è molto complicato trovare i posti per dormire. Abbiamo provato a chiamarne uno e ci ha richiamato con una persona che parlava inglese. Stiamo cercando di capire dove sono, se hanno una stanza, quanto costano, insomma, un po' complicato, vedete. Paolo è al telefono. Ragazzi, la ricerca continua. Però è bellissimo camminare in queste viette, no? Troppo particolare, tutti questi ma colori, caldi. Per essere nel deserto, a quest'ora ancora non fa caldissimo, è quasi mezzogiorno. Sì, però guarda una cosa, scusa le signore, sono che hanno tutte il chador bianco. Oh, bianco sì, questo bianco caldo. E non nero. Con il sole, va bene. Dari? هل ragazzi abbiamo chiesto a caso e ci hanno portato in questa stanza, vediamo. Gigante. Boh ragazzi, non abbiamo capito niente, mi ha detto hotel, un negozio di vestiti, e la signora ha preso la chiave e ci ha portato qui. Non sappiamo se è casa sua, mazza gigantesca. Adesso chiediamo quanto costa, perché è enorme, mi sa che è un po' grosso per noi. Abbiamo già trovato, cioè, questa casa gigantesca, cioè guardate quanti tappeti ci sono tre tappeti persiani, quattro. Odafes! Odafes! Qui c'è la cucina! Ma in più non è finita, perché di qua c'è una stanza da letto, guardate qua, con i fiori finti, guarda un sacco di materassi, cuscini, qua c'è il bagno, ce l'abbiamo trovato in 5, io ancora non ci credo, guardate qua, doccia gigante, non è il bagno, oh oh, piccolo dettaglio, qui c'è la doccia, ma dove aspetta, è il bagno, magari qua. Questa è una porta? No, è chiusa, non c'è nient'altro, signora, fuori forse? C'è anche un fuori. Allora sarà fuori? Proviamo, ragazzi, scopriamo adesso perché sì. Abbiamo pagato quanto? 5 euro. 5 euro per questa casa dove ci stiamo in 10, diciamo. Vediamo se apriamo la porta, non si apre. Andiamo bene. Come non detto, ragazzi, l'abbiamo trovato, il bagno era da questa parte. Eccolo qua, fuori dalla porta di casa. Ecco qua, solito bagno con la turca e il classico doccino comodissimo che è il bidet versione iraniana. Ma che spettacolo! Cioè, non so come abbiamo fatto a casa. Tanta di lusso. Di lusso, lussissimo, perché costa pochissimo, 5 euro tutto questo, tutto per noi. Cosa facciamo? Possiamo dormire uno là in fondo e uno di qua. Guarda che roba. Questa è la porta della guest house dove stiamo. E praticamente, vedete, ci sono due diversi modi di bussare, questo e questo. E in base a quello che si sceglie, uno era le donne e l'altro erano gli uomini. O il contrario, chi lo sa? Chi lo sa? No, sì, dico, però uno è donna e uno uomini. Comunque ragazzi, stiamo uscendo nel momento del picco del calor. Sì, andiamo a fare senza un paura, perché le cose qui da vedere sono tante. Sì, prima facciamo un giretto nel paesino, magari troviamo qualcosina da mangiare. Poi abbiamo una tappa da fare in una cittadina qui vicino che sono circa 10 km, quindi dobbiamo capire come andarci. E poi la tappa nel deserto. Nel deserto, magari questa sera quando fa un po' più fresco, bello, bello, bello. Hello, salam. Gurtan? Ah, ok. E via, si va a Gurtan. Salam, salam. Ah, che bello, in tre davanti. Sì. Come vecchi tempi. Sinceramente. Woohoo! Provato subito in 3 minuti praticamente passati. Your name? Ali? Ali. Your name? My name is Mohammed. 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 Paolo, Paolo. Angela. Salam. Salam. Deviazione, poi dovevamo andare da soli perché lui va da un'altra parte, ma alla fine ci accompagna.
caffè. Ciao ciao. Ragazzi, siamo già arrivati, cioè una roba velocissima. Siamo arrivati a Gurtan, Gurtan si chiama? Gurtan. Cioè siamo entrati in un castello di sabbia praticamente, guardate qua. Questa è la torre, ci sono tutte le torri e le mura della cittadina, fatto tutto così, mamma, impressionante essere qui, mamma mia, non ci credo. Bello secco, tutto secco in questa zona. Allora, è l'una di pomeriggio, ci siamo partiti alle 12.40, è l'una, siamo già arrivati. Oggi proprio, oggi è la nostra giornata, sì, è tutto dai, fantastico, dai, tutto di lusso. Tutto di lussissimo. Comunque non abbiamo detto una cosa prima. Abbiamo l'acqua anche, vero? Sì, ce l'abbiamo. Prima abbiamo incontrato delle signore appunto che avevano il chador bianco, che è una delle caratteristiche di questa zona. Ma mica lo sapevamo, noi l'abbiamo scoperto. L'abbiamo scoperto poi formandoci. Praticamente ci sono vari motivi dietro. Ehi. Intanto questo, guarda. Attento lui. Giovanni! C'è cioè, tanto che cadi! Ma guarda! Ma i ragazzini d'oggi. Ma io non so. Comunque, vari motivi. Uno, appunto, qualcuno dice per il caldo, no? Quindi per le alte temperature. Beh, si mettono il chador bianco. È un'altra anziché storia. Anziché il nero. Io consiglio, infatti, lo sai, signore. In realtà, però, si dice che sia legato al fatto che siano zoroastri. Zoroastri. Quindi, sì. Quindi, una nuova, l'altra religione. L'altra religione, che è una religione molto, molto più antica dell'Islam. Ed è diffusa proprio in questa zona qua. Sì, esatto. E praticamente si dice che il bianco sia un colore sacro e quindi le donne indossano il chador bianco. Anche le macchine sono tutte bianche. Quello ovunque, no, però credo che sia proprio, guarda, non c'è, ma guarda dove quello zoroastro, vero? No, quello no, perché tutto l'Iran sono le macchine bianche. Questo è l'ingresso. Che spettacolo, ragazzi, questa è una cittadella costruita nel modo tradizionale con la solita paglia e il fango, ma è incredibile. Siamo sui tetti adesso, vedete, ci sono questi buchi, quindi bisogna stare molto attenti. E questo è il panorama assurdo. Ma che folle è questo, guarda che bello, tutti quegli archi anche, guarda. Andiamo là? Entriamo dentro. Comunque, a parte le pecore, praticamente questo paesino è abbandonato. Queste sono le scale incomplete, quindi stai attenta, Angela. Ho trovato una cosa che dobbiamo andare assolutamente a vedere. Dobbiamo vedere cosa, Angela? Il navigatore non sa dove siamo sulla mappa, quindi non si capisce dove siamo. Vabbè. Questa è una delle difficoltà di questo paese, la mappa. Non prende mai il GPS. Farmi scendere, mi dici se c'è l'uscita qua. Ah, questa è una bella idea. Aspetta, magari vado a vedere. Vado a vedere, poi puoi scendere, Angela. Esatto. Vediamo. Sì, c'è. No, allora, forse no. Aspetta. Ah, qua ci sono altre scale. Ma che roba! Oh, c'è una porta lì in fondo. Che è chiusa. Quindi mi sa che è meglio che torniamo indietro. No, Angela! Chiuso! Che roba da western! Il problema qui è che se scendiamo finiamo praticamente in tutti i cortili, poi sono chiusi. Ciao Angela!
abbiamo trovato l'uscita finalmente. Sì ragazzi, siamo dentro le mura di questa cittadella fortificata che ha ben 14 torri tutto attorno e ci sono 3 moschee, un palazzo, insomma un po' di cose qui all'interno e è stata costruita nel 400 d.C. Ragazzi, cosa sconvolgente almeno per me, c'è un fiume. Siamo in mezzo al deserto ma c'è questo fiume che attraversa sia questa cittadina che poi quella successiva, quindi Varzanè. Non è molto pulito, eh? No, direi di no. Anche il profumino non è tanto profumato, ecco. Se Angela sale in cattedra con i suoi momenti Angela, anche io a un certo punto salgo in cattedra con i miei momenti, momenti Paolo. Di fronte a noi, ragazzi, qualcosa di incredibile. Possiamo definirlo un sistema di raccolta della pupù. La pupù in questo caso è quella dei piccioni. Ecco, ve lo spiego così, in modo molto serio, forse serioso. Qui di fronte a noi c'è la torre di raccolta della pupù. Ce ne sono varie qui attorno e ci sono tutti i piccioni che svolazzano qui sopra e ci sono anche tracce un po' anche qui fuori e vedete, ha una forma abbastanza lineare. E ce ne sono anche di varie forme e dimensioni. Per esempio lì dietro Angela ce n'è un'altra che forse è ancora più particolare. Mi sa che ci andiamo anche, cosa sì, dici? Facciamo una bella passeggiata. Mai detto perché si raccoglie la cacca dei piccioni? Dillo tu Angela. Come fertilizzante lo usavano. Ovvio. Per fertilizzare i campi, ovvio. Ma... non è che è così ovvio. Ma anche per scaldare magari? Non lo so, so solo come fertilizzante e questo è quello che so. Non so scaldare, non credo. Eccoci di fronte al secondo raccoglitore di cacca. Si dice guano, dai. Non cacca, singhiozzo. È singhiozzo. Guano. Comunque è molto bello, a parte che sembra anche questo un castello di sabbia, ma dentro è una specie di alveare. Ci sono tutte delle casette dove vanno i piccioni. E la cosa molto strana sono queste piante. Guarda come sono fatte. Sembrano tipo dei fagioloni viola. La parte più bella era all'interno, ma purtroppo è chiuso. Mannaggia, peccato. Niente, adesso torniamo sulla strada principale e proviamo a riprendere un passaggio verso Varzanè e poi da lì ci buttiamo nel deserto. Vediamo. Spero che mi passi il singhiozzo. Sì, esatto. Un po' d'acqua magari. Arriva una macchina, Paolo si prepara col suo cappellino, vediamo se si ferma, speriamo. No. Niente, sono pieni, erano in troppi. Piera. Un camion. Ok, strada principale. Passaggio cortissimo, ma siamo arrivati alla principale e adesso Varzanè è di là. Ma abbiamo le caramelle. Con le caramelle. Qui ragazzi la situazione è lunga. Come vedete tengo Paolo al guinzaglio, in realtà è il filo della GoPro che è attaccata in carica al power bank e niente, siamo proprio nel deserto e è deserto, non passa nessuno. Che facciamo qua? Aspettiamo. Ragazzi non fatelo a casa, quindi prendere l'autostop alle 2 alle 3 di pomeriggio nel deserto non è una buona idea. Ecco. Passavano tutti alle 2, abbiamo detto guarda Angela continuano a passare, non sarà un problema. Le ultime parole famose, adesso vanno tutti nell'altra dopo direzione. Un'ora. Guarda, 1, 2 e 3 nella direzione di là, 0 nella direzione di qua. Ci salutano anche. Ragazzi, questa c'è una macchina, c'è una speranza. Vediamo se si ferma, telecronaca in diretta, vediamo. Speriamo, speriamo, speriamo. Attenzione, si ferma. Grandi, oh, sono in 3, ci danno un passaggino, meno male. Dalla, guardane. Maggioni vale? Maggioni? Cervello, ce l'abbiamo fatta, okay. Veloci, dai, arrivati. Dai. E adesso mangiamo qualcosina prima di buttarci. Angela, il problema è che mangiamo? Non lo so, è tutto chiuso, non lo so, cerchiamo. Magari al supermercato. Qui c'è un po' fame. Anche 2 pomodori, non lo so, qualcosa così. Vediamo che c'è. Abbiamo trovato solo un negozietto, abbiamo preso pane, un po' vecchiotto,
formaggio e formaggino. Dai, oggi la sistemiamo così. Coltellino. E via, si spalma il formaggino. Ma è svizzero? No. Novi. Questo è svizzero. No, novi. Giornata lunghissima oggi, ragazzi, stiamo andando a prendere il passaggio per il deserto. Guardate qua, però siamo in mezzo a questa rotonda e quello è il pentolotto del Dizi, che è un piatto nazionale qui in Iran. Intanto Angela già sta trovando il passaggio. Si vede, ragazzi, là in fondo, sullo sfondo c'è tutto il deserto. Salam. Trovato, ragazzi, inaspettatamente. Salam. Merci, merci. Ragazzi, abbiamo trovato un signore che organizzava i safari e che veniva al lavoro e ci ha portato nel deserto, cioè, eccoci. Non so, siamo arrivati. Guarda qua. Il nostro primo deserto in Iran. Guarda, là in fondo ci sono le dune. Aiuto! Come ci arriviamo là, però? Attenzione agli scorpioni, eh? Sì, ce l'ha detto il ragazzo stamattina. Fate attenzione, ci sono gli scorpioni. Che ansia. Guarda, c'è la strada che va avanti di là. Perfetto. Basta andare, basta camminare. Camminiamo. E camminiamo. Ci siamo. Abbiamo camminato fino ai margini del deserto. Ora bisogna salire. Cioè, così tu sali? Io salgo. Tieni. E mi dici come va? Tieni, lasciami va. Lo zaino, magari. No, ho bisogno. Vado. Si sprofonda. Oddio, ci sei? Deserto! È bello? Ho tutta la sabbia nelle scarpe. Immaginavo. Qui c'è il deserto, Angela, vieni, dai. Che bello, come nel libro, Piccolo Principe. Ogni volta che vedo un deserto penso a quello, bellissimo. Sono altissime queste dune. Ragazzi, quello di Varzaneh è il deserto con le dune più alte di tutto l'Iran. Pensate che l'Iran per il 25% della sua superficie è coperto da deserti, quindi ne vedremo ancora. Scusate, in bocca la caramella. E si sente, Angela, non sei professionale! Ma se la De Filippi fa tutte le sue trasmissioni con la caramella in bocca. Oh, è vero, Angela, vai, fammi una capovolta. Cioè, guardate lui intanto, scusate. Fammi vedere. Mentre dice queste cose è in questa posizione. Vai, forza, vai con la performance. Ragazzi, il sole è andato giù e arriva la luna, guarda là, che meraviglia. Adesso, ragazzi, salutiamo il deserto, una bellezza assurda. Oggi è giornata incredibile, tu sei scottato qua, guarda, sei tutto rosso. Un po' sì, finalmente ha preso un po' di sole. Che è strano, perché comunque siamo in giro sempre tutti i giorni, siamo ancora un po' troppo bianchicci, forse l'avevo già detto in un video. Sì, forse sì, da ieri tipo l'hai detto. Recentemente. Va bene, ora... Via, ultimo passaggio, si torna a casetta.
Anzi, prima mangerei e poi a casetta. Poi dobbiamo svuotare le scarpe più che altro. Metà deserta nelle nostre scarpe. Stiamo andando a fare l'autostop, ragazzi. Non abbiamo mai fatto l'autostop così tardi. Quindi proviamo la versione night dell'autostop, ma volevamo vedere il tramonto e adesso dobbiamo tornare indietro. In realtà è qui vicinissimo, cioè saranno quanti? 7-8 km. Don't try this at home. Esatto. Non si fa l'autostop col buio. La seconda volta che lo diciamo oggi, non provate a fare l'autostop alle 2 di pomeriggio né la notte col buio. Ai ai ai. Cattivi esempi, oggi siamo cattivi sì. Esempi. Allora, questa bellissima scena al tramonto di un Paolo che agita le mani perché lì c'è la strada principale. Stanno passando delle macchine, lui cerca di fermarle a distanza, da qui a là in fondo. Non ce la fa ovviamente, però. Una macchina, vediamo. Troppo veloci. Sarà molto difficile, però è bellissima questa immagine, te che cammini nella penombra. Salam. Salam. Merci. Rapidissimi ragazzi, siamo tornati in centro. Grande! Ragazzi, abbiamo preso l'unico possibile, immaginabile. Simpaticissimo, grande. Gentilissimo, grande, musica ragazzo. A palla. E là in fondo c'è un bellissimo ponte antico sul fiume con la luna sullo sfondo. Cosa volere di più? Qualcosa da mangiare. Riso col pollo? Ragazzi, ci fanno vedere. Siamo entrati in cucina in un ristorante. E ci fanno vedere cosa si mangia. Allora, o il kebab. Ah, ok. O can I see? Can I see? No, no, no. Di. Ah, ci fanno vedere tutto. Ok, decidiamo. Uno e uno. Yek, yek. Yek una, yek una. Yeah. Ingiam khari. Salo. Merci. Eccolo qua. Alla fine abbiamo preso uno così e uno cos'ha. Che bello però, eh. Buon appetito. Buon appetito. Secondo me è buono. Sì.